In questi giorni il suo trasferimento si vede purtroppo, in questo già lo diceva Massi precedentemente, si vede purtroppo l'atteggiamento incompetente del presidente Bartomeu, che aveva fatto un accordo con Suarez che il club avrebbe ingaggiato, doveva pagare 7 milioni e mezzo, gli altri 7 milioni e mezzo li pagava il Barça. Ma quando Suarez le dice che se ne va all'Atletico Madrid, dice: ah no, all'Atletico Madrid non puoi andare. Dice: beh, tu hai messo una lista. Dice: nella lista non c'era l'Atletico Madrid. Bah. Infine, fine della vicenda, vince Suarez in quel senso e Suarez va all'Atletico Madrid. A noi ci resta soltanto, anzitutto, augurarle il meglio nella sua nuova etapa come calciatore e ringraziarle per tutto quello, con tutte quelle emozioni, tutto quello buono che ci ha lasciato. Semplicemente grazie Lucio. Bene, grazie, grazie Lucio. E adesso, prima di sentire, tanto li facciamo entrare, poi li sentiamo, sentiamo anche quello che ha detto Luis Suarez oggi, e quindi per quanto riguarda, vediamo un po', perché poi noi abbiamo questa doppia anche la funzione radio. Allora, radio, sì. Andiamo, mettiamo in radio il gol del Charrua al Real Madrid, il nostro jingle, e intanto facciamo entrare i nostri ospiti della prima La pilota Alves in profondità, parla Luis Suarez, entra l'aria, il controllo, giunto! S'acaba de treure del barret de copa una jugada i un gol espectaculars. Semblava que no hi havia res a fer, semblava una jugada d'atac normal i corrent. El control de Luisito Suárez és boníssim després de la passada en profunditat de Dani Alves i la rematada de Matador, creuada lluny de l'abast d'Iker Casillas. Gol! Desmarcatge en profunditat de Luisito, passada de Dani Alves, control i barraca! Gol del Barça, gol providencial de Luisito Suárez. Barça 2, Real Madrid 1. Ha marcado el pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrua, seguí así siempre. Eccoci, siamo rientrati anche in diretta radio su Radio Roma Futura.it, Radio Barça Italia, con noi ospiti. Per chi sta vedendo sulla pagina Facebook di Radio Barça Italia o sul canale YouTube, con noi Giusy Zaffiro. Ciao Giusy. Ciao. E poi Giovanni Cardarello. Ciao John. Sean. Eccolo qui. Sean Cardarello. E per chi ci sta ascoltando in radio, Simone Gamberini, direttore di Futbola. Simone. Ciao Simone. Ciao, buonasera. Allora, Giusy, ma tu riesci, vediamo la tua connessione un po' a scatti, Non riesce neanche, non la sentiamo neanche. Comunque, no, non riusciamo a sentirla, La connessione è determinante per queste cose. Allora, io prima di lanciare di aprire un po' le danze con Simone, che ringraziamo di essere il nostro ospite, leggo un po' qualche messaggio che sta arrivando, perché ci chiedono tutti quanti di questo benedetto Depay, io l'ho detto a inizio nell'editoriale, che secondo me il Barça non prenderà solo Emerson, che è già un suo giocatore. Vediamo Lorenzo Melina che ci chiede, Andrea Di Fabio parla anche di Dest. Secondo me non viene nessuno. Partendo da Simone, io a Simone vorrei chiedere
Che ti sembra intanto del fatto che Suarez vada in questo modo all'Atletico Madrid, ma come è andato anche Rakitic al Siviglia e Vidal all'Inter, se il Barça ha dovuto fare di necessità oppure se è un grave errore di mercato, e se il Barça potrà secondo te fare mercato con i soldi di Semedo, della vendita di Semedo? Sì, l'importante è sempre come lo si fa al mercato, perché diciamo che le ultime stagioni non sono state all'insegna di grandi campagne acquisti. Se andiamo a vedere i calciatori presi dal 2018, solamente in tre che hanno giocato tre stagioni, e tra l'altro non sono neanche nomi così grossi, sono Sillesen, sono Alex Vidal e appunto Nelson Semedo, che adesso anche lui è arrivato a chiudere la carriera. Quindi l'importante è trovare la giusta maniera di andare a investire su dei calciatori. Diciamo, ecco, Suarez è un po' l'emblema del grande acquisto, perché va a essere un mix tra quello che è effettivamente la necessità del Barcellona del tempo, e il grande nome. Poi dopo si sono provati a prendere dei grandi nomi, ma o non troppo funzionali a quella che era a Barcellona, oppure dei nomi un po' strapagati che poi non hanno effettivamente reso. Quindi penso che sicuramente ci sarà qualche ingresso, però non andremo a vedere magari troppi azzardi in stile Malcolm o via dicendo su quella falsariga lì, anche perché di fatto un nome già pagato caro c'è, che è Trincao. Ecco, e secondo te Trincao è un giocatore che può dare un grosso apporto, ancora presto per definirlo? Non rischiamo di fare la fine del portoghese dell'Atletico Madrid? Vediamo, perché comunque la situazione è tatticamente complicata per Trincao, perché di fatto è uno che in carriera è partito sempre a destra. A destra è Barcellona, però ce n'è uno da parecchi anni che è discretamente decisivo, quindi credo che dovrà trovare anche lui una nuova dimensione, che è un tipo di compromesso in cui alcuni non hanno avuto proprio troppa facilità a scendere, vedi quello che è accaduto la scorsa stagione con Griezmann. Però il talento c'è, è chiaro che probabilmente si punterà nell'immediato più su di lui che su Pedri, che probabilmente avrà bisogno di un altro tipo di esperienza per avere quel tipo di crescita che si ha. Un talento sicuramente molto interessante, e poi vedremo quanti minuti potrà avere Trincao in questa squadra, ma una stagione sui generis, perché comunque ci sono molti più infrasettimanali, soprattutto per il Barça che due turni li deve anche recuperare, quindi ci sarà davvero molta intensità di calendario, e per questo immagino che questi giocatori avranno comunque più spazio rispetto a quelli che avrebbero avuto in una stagione normale. Su Dest che cosa pensi? Verrà, e come lo definisci come giocatore? Può essere giocatore che può avere una carriera importante, o è l'ennesimo, come dire, l'ennesimo brasiliano che acquista questa giunta perché conosce solo quel mercato? Beh, è un giocatore su cui comunque la concorrenza che c'è è importante, Bayern Monaco, quindi è un calciatore di sicura crescita. Poi bisognerà capire il livello, perché sicuramente c'è il talento, poi bisogna vedere quanto è un acquisto in grado di diventare un giocatore di riferimento nel Barcellona. Il Barcellona, quando ha preso Dani Alves dal Siviglia, ha preso un ottimo calciatore, ma che ancora non era un campione, non ha preso il Dani Alves campione. Dani Alves è diventato campione al Barcellona, e quindi si cercherà di fare quel tipo di trasformazione. E questa è un po' la speranza del Barça, che diciamo nel post Dani Alves è stato un problema un po' cronico con il terzino destro. Non è l'unica spagnola ad averla avuto, però è chiaro che per una squadra con certe aspettative andare a scommettere con questa frequenza può essere un po' un rischio, e comunque non credo che nell'immediato possa rappresentare un balzo in avanti. Vedremo nell'arco di un paio di stagioni. Allora, Giussi, io lascio la parola. Scusate, sì, una cosa, già che parlavate del Siviglia e il Bayern, sì. Il Bayern ha pareggiato ai 30 minuti, così che vanno 1-1. Va bene, io proprio non me ne può fregare di meno questa partita. Vai Giussi e Giovanni, intanto se fate qualche domanda a Simone, che è il nostro ospite di questa sera, e poi anche una vostra considerazione. Ci chiedono, guardate, insomma, ci chiedono di Depay, Andrea Di Fabio, Lorenzo Molina, di Dest,
Ci dice anche Antonio Cupparo, l'acquisto di Dest sicuramente darà tanta qualità sulla fascia destra, però io Dest lo voglio vedere finché non arriva, credo sempre prendiamo solo Emerson dal Benis, però è un'incognita. Ecco, lascio a voi la parola, Giusy Zaffiro, Giovanni Cardarello. Guarda, avevo una domanda, una considerazione, perché sono due nomi che girano da ieri un po', insomma, sui boatos di calciomercato. Uno è Tonino Rudiger del Chelsea, l'altro è Douglas Costa. Chiedo a Simone, ovviamente, secondo te sono due operazioni? Allora, nel caso di Rudiger ovviamente sarebbe un acquisto, nel caso di Douglas Costa gira questa voce dello scambio con Dembélé. Secondo te sono due operazioni idealistiche? Sì, esatto. Secondo te sono operazioni realistiche o sono il solito boatos che esce in questi giorni di calciomercato? Beh, per quanto riguarda Rudiger, da un certo punto di vista me lo auguro, perché francamente il suo livello non è da alta Champions League. Un ritorno a Roma è una cosa già fattibile, perché comunque credo che sia quella la sua dimensione. Il Chelsea l'anno scorso ma c'è 5 milioni di ingaggio, però dico a 5 milioni di ingaggio Rudiger, no? Credo che per Roma non è che sia così facile un eventuale ritorno, però comunque non credo sia un profilo da Barcellona. È vero che la squadra al momento si starebbe presentando con la difesa di Lisbona, e non è certo una cosa incoraggiante. Però non credo che sia Rudiger a togliere i problemi, non credo che Rudiger a Lisbona avrebbe cambiato il risultato, quindi credo sia un nome un po' buttato lì, come ce ne sono stati tanti. Per quanto riguarda Costa, a livello di Barcellona mi sembra anche sensato. Qual è stato il problema del Barcellona nel riempire l'attacco dopo la partenza di Neymar? Un giocatore che giocasse a sinistra, e Costa è un mancino che gioca a sinistra. Ho giocato anche a destra, però tutto sommato la fascia sul suo piede forte la sa sfruttare, sì, meglio di un Griezmann che comunque è troppo sacrificato largo, e probabilmente ha un comune con Dembélé anche una certa fragilità fisica. Il fatto è che Costa va via dalla Juventus, perché la Juventus non giocherà molto probabilmente con il tridente, e andare a mettere Dembélé in una Juventus non cambierebbe a livello proprio di fisionomia del giocatore quelle che sono le necessità della rosa, quindi non so quanto alla Juventus serva cambiare Costa con Dembélé, perché di fatto è comunque un uomo di fascia, un attaccante esterno, però penso sia più credibile questa con vista di quella di Rudiger, e mi auguro che il Barcellona vada su altri profili, ecco, in difesa. Ok, vai Giusy. Sì, più che altro volevo sapere Lautaro, il suo nome torna a circolare, diciamo, affiancato al Barcellona. È possibile in questi ultimi giorni di mercato? Io penso che sia più che altro un sogno abbastanza irrealizzabile, considerando quanto l'Inter vuole, il peso del giocatore che ha nella squadra italiana e il fatto che il Barça una spesa così grande non se la può permettere. Per un solo giocatore non penso possa ancora permettersela, nonostante la cessione di Semedo. Però questo calciomercato che è pazzo, non so, potrebbe esserci questa sorpresa o la dobbiamo escludere? Io tenderei a escluderla, perché credo che l'Inter il mercato suo lo abbia già fatto, e la dirigenza si voglia anche mettere un attimo a sedere, perché insomma questa estate è stata molto movimentata. Nel caso andranno a guardare più in difesa, che l'Inter si deve mettere a cercare un sostituto di Lautaro, che comunque ha un suo peso all'interno della squadra, la vedo complicata. Non so, non mi sembra un'operazione last minute, ecco, un'operazione che smuove così tanto, è un po' complicata. Poi il mercato in questa sessione poi ci ha abituato ad avere anche tempi un po' più lunghi, perché comunque la stagione precedente si è chiusa molto a ridosso di questa. Però francamente non credo che sia questo l'anno di Lautaro al Barcellona, ma in generale non mi sembra proprio l'anno del grande colpo del Barcellona, che vive in quest'area di attesa di queste elezioni. Ecco, credo che tutto quello le grandi novità le vedremo nella prossima estate, perché al momento mi sembra che il Barcellona sia in una fase di attendismo totale, tant'è che ci sono state tante partenze, ma gli arrivi di fatto sono quelli prenotati a gennaio e pochissimo altro.
Guarda Simone, se non passa la mozione di sfiducia non la vedremo neanche l'anno prossimo, perché la giunta Bartomeu rimarrà in carica fino al 30 giugno 2021. Purtroppo sì. E quindi è un po' come il presidente